Salve a tutti amici miei. Allora, in questo tutorial, rimanendo nell'ambito, avendo finito le sei parti della piccola lezione diciamo che questo è come un'estensione delle sei parti, ma anche se lo carico come un altro tutorial, in questo caso dell'antenna, della tipologia delle antenne che ho spiegato nelle sei parti del tutorial. Allora, in questo tutorial invece vi faccio vedere un guasto che capita molto spesso. Allora, normalmente quando vado in zona, anche qui, mi dicono: guarda, è successa questa cosa, è successo che io non vedo più niente, a tutte le televisioni se n'è andata il segnale, è andato via. Cosa faccio? La prima cosa che penso, dico, vabbè, sarà l'antenna, sarà la centralina, sarà l'alimentatore o qualcosa del genere. Però poi quando attacco lo strumentino, quello che ho fatto vedere poco fa, che con le luci, a una delle prese, mi dà il segnale a massimo. Scusa, non è possibile, dico, se il segnale è al massimo, i canali ci devono essere. Quindi questo è un altro, subentra qui un altro tipo di guasto e adesso vi vado a spiegare quale. Per essere sicuro, accendo la TV o attacco il misuratore di campo. Il misuratore cosa mi fa? O la TV, secondo come se a casa vostra fa così. Il segnale è a palla, ma la qualità non c'è per niente. Non può essere. Non può essere. Oppure comincia a fare quell'effetto che comincia a ballicchiare un po' tutti i canali, fanno il mosaico. Allora, in questo caso vi faccio vedere cosa normalmente il 90% delle volte cosa è. Allora, vedete questo alimentatore che ho fatto vedere anche nell'altro video? Questo alimentatore, vabbè, prendiamolo ma può essere qualsiasi marca, io adesso uso solo questa marca, però può essere qualsiasi marca. Può essere anche di marche Mita, quello che sia, non lo so, altre marche. Questo normalmente ha una spina perché può andare esterno. Una volta si appendeva, vedete questo gancio, dietro le TV, ricordate? Anche adesso se avete soltanto una TV con la spina vicina, però normalmente non si mette più lì. Questo si mette, diciamo, questa tipologia si mette avvicino un attimino, ok? Si mette normalmente dentro le scatole, quindi se lo dovete mettere dentro la scatola, cosa farete? Taglierete, altrimenti vi dà fastidio questo gancio. In questo modo e farà meno spessore con la luce, andrà dentro le scatole a muro, no? In questo caso, o altri modelli. Adesso la Flacaro ne ha fatto un altro tipo bianco più piccolo che è molto più potente, da 200 mA addirittura. Questo è da 100, questo non è un M100. Infatti, c'è scritto 12 volts, come vedete, 100 mA. Ok, eccolo qui. Vedete? Perché la centralina normalmente la base di centralina ne usa 95-98. Allora, voi cosa farete? Andremo a vedere subito se è successo qualcosa all'alimentatore. Allora, l'alimentatore, se avete questa tipologia, basta togliere questa vite o secondo quello che avete, insomma, toglierete le viti, staccate sempre la corrente, mi raccomando, fatelo a banco. Apriamo in questo modo l'alimentatore, lo mettiamo qui. Adesso la scheda non verrà mai, perché? Perché l'altra cosa che dovrete fare, se ne avete di più, è togliere non questi che sono i positivi, ma e la schermatura, diciamo il negativo. Andremo a svitare la vite completamente. Attenzione, c'è una molla, come vedete sotto, c'è una molletta per farlo tornare su per mettere il filo me meglio. Toglieremo anche questo. Una volta tolta queste due cose, le metto qui così si vedono meglio. Cosa succede? Andremo a tirare su l'alimentatorino molto delicatamente, non rompere niente. Quindi andremo leggermente a togliere la scheda. Adesso la scheda si toglie, eccola qui. Toglieremo la scheda, attenzione perché ha un LED da questa parte, ha un LED, quindi rischiamo di strappare i fili del LED o staccare il LED. Vedete, ha il LED attaccato. Cosa succede normalmente? Normalmente, ragazzi, quando fa quel lavoro si gonfia questo condensatore qui. In questo caso è buono, vedete, non è gonfio, lo metto anche di profilo. Non è gonfio, non questo, difficile questo, ma questo qui. Questo qui, il trimmerino, che si trova, accendo un attimo la luce ragazzi, perché che si trova normalmente qui, questo qua è un LM7812, questo trimmerino qui. Perché, scusate trimmerino, questo transistorino qui, scusate, a una certa ora ragazzi poi comincio. Allora, questo transistor qui è un 7812, quindi fa uscire la 12 volts, la stabilizza la 12 volts, quindi a un piedino esce la 12 volts, che andrà a alimentare la centralina. Quindi molto difficile che succeda qualcosa qui, male che vada, se si va in corto questo si sostituisce, costa pochissimo, lo possiamo recuperare anche dalle vecchie schede, diciamo in qualsiasi modo. Se volete ripararlo, dico, perché calcolate che questo
costa normalmente circa 10 euro. Questo è il costo. 9,70, 9,80, 10, non costa molto, però magari se qualcuno dice: ma perché per un condensatore gonfio devo ricomprarlo? Chi ha dimestichezza se lo fa da solo. Normalmente in questo caso è piatto, vedete, questo è funzionante, però cosa succede? Succede questo, l'ho recuperato da un altro alimentatore che ho tolto. Guardate cosa succede normalmente. Se vedete una cosa strana del genere, vedete? Vedete che se lo metto di profilo si è gonfiato? Vedete? Questo vabbè è un a caso, non è lo stesso, vedete, questo è un 10 volts, non è un 10 volts quello che è montato lì, però normalmente è un 16 o un 25 ancora meglio, sì. Eccolo qui, vedete, si è addirittura uscito qui sopra, come potete notare, anche del liquido, quindi se voi vedete peggio ancora un liquido o leggermente gonfio, mettendolo di profilo, vedete, si è gonfiato. L'alimentatore, secondo quanto si è gonfiato, fa, se si è gonfiato leggermente, fa il mosaico. Se è proprio scoppiato, vi dà proprio massimo segnale, massima potenza, ma non c'è segnale. Quindi basterà soltanto recuperarlo, quindi toglierlo da un'altra scheda. Guardate, è un 470 microfarad. Questo addirittura è un 25 volts, c'è scritto. 25 volts, 470 microfarad, vedete? Ma a volte mettono anche, quindi per scoppiare questo deve arrivargli molto di più di 25 per un attimo, deve arrivargli per dire 30-40 che lo gonfia un po', lo intacca un po', se non di più. Ma fino a un po' di tempo fa in alcuni casi ho trovato anche un 16, che è meglio non usarlo, perché è meglio mettere il 25. Cosa faremo? Andremo logicamente, questi sono i piedini del condensatore, toglieremo, li dissarderemo, mi raccomando, segnatevi la polarità. Vedete? Questo è il negativo. Vedete il negativo che sta qui? Questo è il negativo. Eccolo. Io metterò sempre, quando non c'è scritto sulla scheda, prendo il mio bell'Uniposca, eccolo qui, e faccio questo. Togliamo un attimo questo, ok? E faccio questo. Perché? Perché prima di toglierlo, perché se no non mi ricordo com'è, lo metto all'inverso, perché non vi basate sulla basetta, eh? Perché sotto a volte mettono negativo e poi all'incontrario, quindi guardate se è possibile un altro come sta per verificare il riscontro, che a volte scrivono negativo, poi il negativo sta dall'altra parte, capita, capita. Quindi segnatelo con un'Uniposca in questo modo. Toglietelo e lo rimettete lo stesso da 25, lo stesso lo cambiate, 470 microfarad, lo rimettete e lo risaldate con la stessa polarità, altrimenti scoppia se lo mettete all'inverso, fa la stessa cosa. Una volta sostituito, andremo a richiudere il tutto. Se si è bruciato il trimmer, scusate, dagli questo trimmerino, ce l'ho proprio. Allora, se si è bruciato il transistor, che è questo qui, andremo a sostituirlo. Anche questo, se no, vabbè, se sono parecchio, se è parecchio proprio bruciato da un fulmine, buttatelo e basta. Se si rompe l'alimentatore, ricordiamoci, qua dentro ha un fusibile, quindi togliendo si può riparare volendo anche questo, che è una protezione, però vabbè, se è molto bruciato lo buttate, lo ricomprate, però se è soltanto il condensatore che lo recuperate, perché dovete gettarlo. Quindi andremo a richiuderlo facendo molta attenzione ai fili, allora, rimettiamo innanzitutto, facciamo così, così, rimettiamo il blocco che è questo, se vi si toglie, ok, questo è il blocco, quindi mettiamoci in questo modo. Allora, blocchi, questi mettono, ragazzi, il blocco, eccolo qui, perfetto, quindi eccolo qua, andremo a mettere questi blocchi, ragazzi, sono micidiali, perché, allora, un attimino soltanto, poi vi faccio vedere, ok, scusate se ho stoppato un attimo, era soltanto perché da banco si mette meglio, perché altrimenti devo avvicinarlo. Allora guardate, qua in questo modo, se vi si toglie, vedete, se vi si toglie, questo si è tolto, vedete? Allora va in questo modo, qui va, qui c'è la sede, vedete? Che è obbligata, quindi va in questo modo e questo filo va qua dentro. Ecco come va, in questo modo, serve per reggere il filo. Quindi andremo a rimontarlo, quindi assicuriamoci che i fili non vadano, ci sono queste, vedete, il separé di plastica, scusate se vado fuori in inquadrazione, questo separé di plastica qui, ok, questo serve per tenere separati. Quindi attenzione a non schiacciare i cavi, altrimenti possono schiacciarsi
avviciniamolo un pochettino, non si vede niente, oggi ho pure acceso tutte le luci, oggi è giornata, oggi ragazzi non si vede niente. Quindi eccolo qui, queste due, quindi noi attenzione a schiacciare i fili del LED, quindi cosa faremo? Andremo a mandarli dentro, questa vi si toglierà sempre, lo so ragazzi, il filo, attenzione, un po' di pazienza ci vuole, ok? Mandiamole giù, mettiamo in questo modo, assicuriamoci che nella sede, vedete, questa plastichetta che è il blocco deve entrare in questa sede, non deve andare storto. E qui nel buchino deve uscire nella plastica. Vedete, la plastica è il perno dove va la vite, deve uscire da questo buchino. In questo modo è giù, è tutto messo. Ora cosa faremo? Rimetteremo subito la vite come abbiamo fatto per aprirlo. Io vi consiglio, vedete questo fermo? Mandatelo direttamente dentro il buchino, reggetelo con la mano, altrimenti poi vi va fuori sede e non potete più. Dovete svitare la vite, quindi reggetelo in questo modo, eccolo qui, vedete, vi faccio vedere, avvitiamo la vite e il blocco, vedete che regge per non farlo muovere, rimane qui dentro, eccolo qui, come si vede. Adesso fatto questo andremo a rimettere il coperchio, ricordiamoci che il coperchio l'hanno fatto a modo a slide praticamente, quindi vedete queste due protuberanze qui, questi perni di plastica vanno inseriti in questo modo e poi va giù, così, ecco come va. Poi stringiamo la vite. Una volta riparato, abbiamo fatto la riparazione, questo, allora facciamo così, ok, perfetto. Assicuriamoci di prendere bene il buco della vite, altrimenti, perfetto. In questo modo è assolutamente rimontato e avendo cambiato, in questo caso non l'ho cambiato perché il condensatore era buono, però avendo cambiato il condensatore 90, diciamo 99,9% funziona, perché se era questo soltanto il danno e non è sulla centralina, quindi diciamo facciamo, vabbè, facciamo il buon 95%, che il 5% può essere anche attaccato la centralina su nel tetto, però 95% rifunziona subito. Perché specialmente se ti fa potenza massima ma senza segnale, è sicuramente questo. Quindi la luce rimane sempre, perché se si spegne la luce significa che è bruciato, quindi ve ne accorgerete dal LED che si accende qui verde. Ma se la LED si accende ma fa questo giochino, è sicuramente questo. E vi spiego perché. Perché è questo? Perché giustamente questo l'alimentatore lo mettete dentro la scatola. Dentro la scatola, cosa succede a muro, dentro le scatole che ci sono al muro? Non è che lo potete staccare con una spina, rimane 24 ore su 24 attaccato, quindi fa un temporale, fa un qualcosa, vi succede questo tipo di guasto. Mi raccomando, quello che dico sempre, mettete le ciabatte sulle TV, su qualsiasi PlayStation, qualsiasi cosa, computer, gruppi di continuità, quello che sia, perché la corrente purtroppo non è sempre stabile, specialmente se ci sono temporali o cose varie. Già non è stabile di suo, figuriamoci se arriva un temporale o un qualcosa. Ragazzi, io chiudo qui il tutorial, speriamo che anche questo tutorial vi sia stato utile, altrimenti c'è il telefono, sempre mi contattate su WhatsApp, sia per le info che per i lavori, sotto ogni video che carico. Andate nella info box e lì sotto c'è il mio numero. Ciao ragazzi, siete fantastici!